Costantino e Giovanni Teodori sono i due figli che Gigliola Cinquetti, la cantante resa celebre dal brano Non ho l'età, ha avuto dal giornalista Luciano Teodori, che ha sposato quando aveva 29 anni. I due ragazzi non sono nuovi al mondo della televisione, anche se la loro vera vita ha seguito un percorso diverso. Il suo vero nome è Gigliola. Gigliola Cinquetti è nata a Verona il 20 dicembre 1947, sotto il segno del Sagittario, è alta 165 cm per 57 kg. Uno dei suoi più grandi successi è uscito nel 1969, si tratta del singolo La pioggia che ha riscosso popolarità anche in Francia. Sono molti i traguardi raggiunti nella musica, che tutt'oggi fa parte della sua vita. Tra questi ricordiamo il premio Giulietta alla donna e alla carriera nel 2008. Inoltre per un periodo si è anche affermata in televisione affiancando famosi volti del settore. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Gigliola Cinquetti nel 1979 ha sposato il giornalista Luciano Teodori, classe 1950. La stella musicale all'inizio, per motivi professionali, aveva tenuto segreto il suo matrimonio. Oggi è ancora felicemente legata all'uomo con cui ha avuto due figli, Giovanni, 1980, e Costantino, 1984, che hanno partecipato insieme al reality Pechino Express nel 2013. Il primogenito è un famoso storico, giornalista e autore televisivo. Il minore è un affermato architetto e lavora tra Italia e Svizzera. Il primogenito della coppia Gigliola Cinquetti Luciano Teodori, Giovanni, è nato il 10 ottobre del 1980 a Verona, mentre Costantino è arrivato il 22 agosto del 1984, sempre a Verona, completando così il quadretto familiare. Entrambi hanno partecipato alla seconda edizione di Pechino Express. Giovanni Teodori è uno storico di fama internazionale, laureato in giornalismo, oltre che un autore TV, ha collaborato a un programma dal titolo Di che sogno sei condotto dalla madre, e prodotto dal padre, su Rai Sat Extra nel 2004. Costantino, invece, è un raffinato e affermato architetto libero professionista con studi anche all'estero, Inghilterra e Serbia, e un buon numero di mostre all'attivo tra la Svizzera e il nord dello Stivale. Ora entrambi vivono a Roma.